E c'è. Volevate il video sul nuovo trailer di Dragon Ball Super Broly? No, grazie, preferisco parlare di film belli. Ah, sto scherzando, forse. Dipende da come sarà il film, però vi do delle dritte. Oggi, quando stavo guardando Venom al cinema, durante l'intervallo c'erano davanti a me due ragazzi con i cellulari che stavano guardando le immagini di questo nuovo trailer. Allora io mi sono tuffato, insomma, via, abbiamo discusso un po' di pareri, brevemente, insomma, perché l'intervallo è corto, però ci è sembrato molto un clone di Superman, francamente. Spero che sarà reso molto meglio, ma ne parleremo nel prossimo video. Allora, Venom, primo tempo, ci sta, nel senso, è un film veramente ben fatto, solo che nel primo tempo ci mette un bel po' a trovare Venom e a diventare noi siamo Venom, che cazzi ammazzi. E in tutta la durata del primo tempo, molto spesso ti chiedi, ma quando cazzo ci diventa Venom? Ma mica per niente, ma perché... il film è un po' ridondante nel primo tempo, capito? Cioè, abbiamo capito che lui ama quella, che poi non la sa lasciare, la storia d'amore, ok? Però è un po' troppo dilungata la parte iniziale, secondo me. Ok, che mi devi introdurre la storia del protagonista, però io l'avrei fatto un pochettino più abbreviato. Cioè, non il prologo, intendo la storia del protagonista con la sua ragazza, eccetera. Ma ecco che diventa Venom e da lì il film raddoppia la spettacolarità! Effetti speciali fantastici. Storia veramente ben fatta, il film regge benissimo e un combattimento epico, tra l'altro. Chiaramente, io non reputo questo film un capolavoro. È una cosa completamente staccata da Spider-Man, almeno per il momento, perché sappiamo che Venom è uno dei cattivi di Spider-Man. Io non sono un esperto delle storie, fumetti, storie in generale di Spider-Man. Cioè, io praticamente ho visto molti film di Spider-Man e amo la trilogia di Raimi, ma comunque so che quelle sono tutte storie che hanno una loro versione praticamente. E nonostante la Marvel stia praticamente congiungendo tutti i supereroi per poter creare la versione definitiva, appunto, in Marvel Cinematic Universe, comunque questo spin-off di Venom staccato da solo funziona benissimo. Io non faccio spoiler, quindi mi soffermo qua. Se vi interessa anche minimamente l'universo di Spider-Man, andate a vedere, o mi piace Venom, insomma, andate a vedere questo film. Secondo me non resterete delusi, nonostante ci siano molte critiche, ma vabbè, è normale. Il giorno d'oggi si critica pesantemente di tutto. E quindi qui a Sciarchelle sentirete ancora parlare del sottoscritto.